ci carica da posto, ne capito? No, era una vespa. Ma sì. Vincenzo, se c'era Gennaro, sta sicuro che la registrazione la tenevamo e potevamo postarla sul mail. Allora, e dire siamo in, ragazzi, siamo in libera registrazione. Allora non parliamo di queste cose, parliamo più della sì. Ok. Perché ho delle notizie che voi non avete, quindi. Vabbè, allora, ok. Che stavo studiando, poi devo studiare. Fabio, ok, va benissimo. Che lo sta a memoria. Fabio! Vabbè, l'ordine del giorno, se semplicemente non direi con tutta la delibera. Mi giro. Diciamo, questa delibera che è stata approvata, diciamo, è una non conferma di un blocco all'ingresso di rifiuti speciali per lo smaltimento, non per il recupero e quindi per il riciclaggio, ma stiamo parlando di rifiuti per riprendere però lui. E bisogna No, l'altra l'ho messo sulla. Oppure la mantengo io. Bravo. Quindi per la fine il problema di fondo qual è? Questi non hanno voluto confermare questo blocco per dire, che ti dicono, le società che stanno in campagna sono discriminate rispetto agli altri. Però il problema di fondo che ci ha detto Luigi Grosso e ci hanno detto altre persone che seguono direttamente questo problema. Ma noi ce l'abbiamo siti per smaltire rifiuti speciali? Allora, posso dire? Oltre quando è uscita questa delibera, sono usciti dei decreti dirigenziali. Ci sono centinaia di società che hanno chiesto lo smaltimento di rifiuti pericolosi e riciclo, diciamo, e hanno avuto l'autorizzazione, di cui quello che sto analizzando, io ho avvisato quelli che avevo, ho avvisato Avellino, Benevento, non mi hanno calcolato, e un altro c'è una cosa, lo fanno a Napoli, e c'è Rattino Formisano che lo sta vedendo ma non viene aiutata, cioè c'è una società che ha fatto la richiesta per lo smaltimento in una zona residenziale, via, adesso vediamo dove è, a Biargine, è una zona dove ci stanno scuole, terreni coltivati e residenziali, aprirà questa società per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Ecco, sono andati a fare il sopralluogo, non lo so come hanno avuto l'autorizzazione perché là ci sta, è pieno di immondizia. Giulio, l'unica Biargine, qua è in caso mai chi lo sta studiando, poi io piano perché per il momento ho beccato questo di Napoli, però ci stanno centinaia di richieste e stanno, come dire, sono state date l'ok. Stanno prendendo le autorizzazioni. E poi forse ci sono 500.000 euro che verranno date come contributo a queste società per lo smaltimento dei rifiuti da parte della regione Campania. Posso farci una foto? No, te la puoi pure prendere. Ah no, non la puoi prendere perché stavo studiando. No, ma la posso dare cose, poi lo condivido. Cioè, piano piano sto vedendo. Allora, il pericolo non è questo, già hanno dato le autorizzazioni. Sì. Cioè, questa per ottobre parte, settembre-ottobre cominciano a partire. Sì. 21 agosto. No, 21 agosto è il termine. Il problema è questo, per preparare queste cose devono fare alcuni lavori. È un lavoro che ci vuole un mese, due mesi. Io ho calcolato tra settembre e ottobre queste società sono tutte quasi pronte. Giulio, io so che praticamente c'è anche in effetti una tabella prevista dalla legge 156 che ovviamente in effetti individua praticamente il tipo di rifiuto speciale, nel senso noi fino ad oggi per esempio abbiamo avuto i rifiuti ospedalieri, come venivano trattati? Cioè, perché praticamente in effetti la questione è che diciamo dovremmo andare a capire la regione che dove apre e su quale tipo di rifiuto speciale apre, perché fino ad oggi materialmente diciamo gli ospedali dove hanno smaltito, per esempio, ti faccio un esempio, no? Cioè, le garze sporche per la cura delle ferite, speciali devono essere smaltiti. Devono essere smaltiti con dei trattamenti, giusto? Il problema è che non ci sta controllo, non sai come fine fare. Ecco, quindi dicevo, ma noi fino ad oggi praticamente la filiera del controllo dello smaltimento, da chi doveva essere vista? Allora ci sta, qua fa riferimento a una legge che lo stavo sviluppando stavolta. Ragazzi, un po' di luce qua. Allora, fa riferimento a una legge
del 2004 a 308. No, va bene così, sì, perché illumina pure lui. Testo 1, un decreto legge 152/2006, poi è stato... Esatto. Allora, la procedura per la valutazione ambientale strategica, VAS, per la valutazione di impatto ambientale, VIA, e per la autorizzazione ambientale integrata, IPPC. Cioè, hanno creato questa cosa perché stanno, ci sta, e volevo sapere chi erano gli appartenenti a questa commissione di valutazione. Le valutazioni di impatto ambientale per, sì, fare discariche, sì, o per fare impianti? No, discariche. Infatti poi ognuno di loro è diviso in settori, uno vede per l'acqua, uno vede per l'ambiente, uno vede per l'aria. E hanno fatto poi questa commissione, ma questa commissione ha dato centinaia di autorizzazioni a queste società per tutta la regione Campania. Adesso per Napoli ho scoperto questo, ma adesso... Ma i siti, i siti praticamente per l'individuazione, sì, no, per la dislocazione? No, sono le società che scelgono. Ah, sono le società che scelgono. Sì, qua è la società che ha detto io voglio aprire a Via Vergini, numero e cose varie, questa discarica. Quindi si fa la valutazione di impatto ambientale. Loro sono andati a vedere, allora, sono andati a vedere e hanno dato l'autorizzazione e hanno detto devi fare questi lavori. Tina Formisani, che ce l'ho comunicata, è l'unica che si è mossa, gli altri hanno fatto, come sempre, orecchie mercanti. Sì. È andata a vedere, a fare video, e nella zona, già che c'è stata l'immondizia in mezzo alla strada, parliamoci chiaro. Poi è residenziale, zona dove stanno le scuole e zone dove stanno pure che coltivano, quindi alto rischio ambientale. Cioè è pericoloso fare una cosa quello là. Io adesso non capisco quale criterio l'hanno fatto, cioè come ce l'hanno data l'autorizzazione? Come hanno avuto un'autorizzazione, sì, del genere a piangere? Cioè, dovete parlare con Tina, che non, è da sola pure, sta facendo di tutto, la gente non ascolta, non ha capito la gravità. Io voglio fare una domanda a queste cose che stai dicendo, che secondo me sono cose gravissime, ma gravissime proprio, sì, no, proprio allora, di grosso rilievo. Io allora perché so questo? Perché no, voglio dire una cosa. Perché so queste cose? Io mi studio il bilancio e mi vado a vedere tutte le delibere, ma non solo quelle della regione, del comune, vado a vedermi l'ASL, ospedali, di tutto. E poi mi vado a leggere le leggi. Adesso, beccando questo, io vado ad avvisare gli attivisti della zona, sì, per farsi rimuovere. Allora, l'unica che si è mossa di finora 20 società che ho controllato nella regione Campania, e sono centinaia, e ancora solo quante a Napoli ne faranno, avviso, guarda, ci sta questa cosa, ti do i documenti, attivati. L'unica che si è attivata è stata Tina Formisano. Gli altri, Benevento, Avellino, Acerra, niente. Stanno niente, Caserta. Cioè zone che lo già sanno, stanno guaiate e stanno aprendo altre cose. La domanda che voglio farti è questa. Prima di tutto, perché, per quale motivo non vengono fuori i nomi di queste persone che hanno autorizzato questa cosa? Allora, la seconda che voglio farti è questa. Ma gli eletti, sì, del Movimento 5 Stelle. Sì. Allora, un attimo, questa cosa... Finire il pensiero. Sì, gli eletti del Movimento 5 Stelle, sì, regione, comune, sì, provincia, quelli che sono stati eletti anche fuori dalla città, sì, eccetera, eccetera, sono stati informati di questa cosa? Sì, da me e da Tina Formisani, Valeria Ciarambini, è stata comunicata che c'era questa grossa, quindi, rischio. E quindi, visto che noi non abbiamo... Ma se per questo, scusatemi, io personalmente l'ho postato sulle pagine di ognuno, però di tutti, no, gli eletti, quindi a livello europeo, a livello comunale e a livello regionale. Non fa niente. No, ma no, scusami un attimo, no, non sono d'accordo con quello che stai dicendo, perché questa gente non è gente comune, questa gente rappresenta ora, grazie ai cittadini attivi sul territorio, rappresenta l'istituzione, sì, e quindi rappresenta pure... anche voi. Allora. Io vorrei capire, politicamente parlando, qual è la posizione che vogliono prendere? Si sono stati informati, sì, perché no, noi prima Campania, la Campania, che sono centinaia di anni che viene invasa dai rifiuti, e abbiamo purtroppo migliaia di morti. Quindi io vorrei capire la posizione politica del Movimento 5 Stelle, degli eletti del Movimento 5 Stelle, qual è la forma che, insomma, si vuole dare a questa allora, dire, azione politica. Regione, dobbiamo dargli tempo. Devono ancora, sono entrati, sono due no, non si parlava della regione, no. Si parlava di tutti gli eletti a livello italiano, europeo, a livello di... Ma se non siamo, cioè, noi attivisti che cominciamo a dare informazioni, cioè, non l'abbiamo possiamo... data, io personalmente l'ho data a tutti quanti, dettagliata, abbiamo aperto anche la discussione sul meetup, quindi... No, dobbiamo muoverci solo su... Sì. Infatti, su questo volevo dire una cosa importante. Allora, parte, ovviamente tutta questa riunione era per
parlare del ricorso al TAR che stiamo facendo. Sì, ma no. Allora, esatto, appunto, allora noi stiamo facendo un ricorso al TAR su un'attuazione che la Regione Campania sta facendo di una legge nazionale. Ora, è un ricorso al TAR molto particolare, nel senso che probabilmente non avrà l'esito sperato. No, viene respinto. Viene respinto sicuramente, a meno che... l'ho letto e so che viene respinto. Ma è già stato scritto? Viene respinto il ricorso? Per le motivazioni. La motivazione. La motivazione. L'ho letto. Quale motivazione hanno dato? No, no, non te l'hanno respinto. Ti dico che lo respingeranno. Lo so che lo respingeranno, però chi l'ha scritto questo ricorso? Chi l'ha scritto questo ricorso? Io non l'ho già letto, porca puttana. Io lo vorrei leggere. No, ma non è stato scritto, non è stato ancora presentato. Ah, non è stato ancora presentato. Siamo qui per chiedere. Ah, e quindi allora, prima di presentarlo si potrebbe leggere almeno per capire. Gli esperti nel campo. Allora, non è che un avvocato ti fa il ricorso. Stiamo riprendendo. Qualunque avvocato ti fa il ricorso e lo vince. Devi trovare le persone specializzate in quella materia. Se no, se è un problema di lavoro, di trovare quello là, esperti di lavoro. Cioè che tu devi andare praticamente un bel affrontare che è un'autorizzazione è stata data praticamente senza che le valutazioni tecniche fatte su quell'argomento fossero valide. Allora il ricorso ha praticamente senso per aprire in effetti agli inquirenti una visione e ai giudici di competenza per poterla andare chiaramente a bloccare un procedimento, soprattutto se fatto dalla dirigenza regionale. Noi a Maricera, signori dolci, guardate, la legge prevede che voi dovete affidare per esempio l'apertura con le valutazioni in BAT e con questi criteri, ma praticamente le valutazioni in BAT come sono state fatte? Cioè una persona esperta che dice le valutazioni in BAT sono state fatte una chiavata, per cui come avete concesso queste licenze? Allora, e soprattutto se un'azienda se un'azienda viene di guarda, io vengo a dire che per esempio nella proprietà di Vincenzo Russo ci sta un terreno di 3 aree, 4 aree, 5 aree che è praticamente un sito dove possiamo prima discarica. Ok, la commissione che viene a fare la valutazione di impatto qua, quale criterio ha optato e soprattutto per quale motivo aspetta che sia il concessionario della licenza a dover indicare il sito, quando invece dovrebbe essere tutto il contrario, cioè dovrebbe essere l'istituzione a dire voi avete questi terreni, queste parti dove potete praticamente fare lo smaltimento dei rifiuti speciali e vi dovete attenere su queste aree. Se sono io privato che te le vengo a indicare le aree, io posso praticamente dire mi trovo un'area che è di mio gradimento e poi ci voglio mettere, tu mi autorizzi. Allora praticamente in effetti la valutazione su quella cosa, chi viene fatta? Chi sono? Facciamo parlare un po' tutti. Chi sono praticamente le persone che autorizzano? Allora, infatti, allora, sulla base di chi questo. Allora, secondo me, per quanto riguarda il ricorso al TAR, che comunque deve essere fatto anche come azione politica, cioè è importante fare questo ricorso al TAR. La delibera della giunta regionale fa delle premesse. Ok, questa delibera che poi è l'attuazione della legge. Io da là esatto, a scavare queste cose. Fa delle premesse. Ok, che sono almeno una è un po' dubbia. Cioè, perché innanzitutto parla della fine della cessazione dello stato di emergenza in Campania. Perché noi siamo ancora sotto lutto. Ok, perfetto. Lo stato di emergenza è ancora attivo, di fatto. C'è ancora. Quindi quella premessa è falsa. A mio avviso, e poi ovviamente sono i giudici... Allora, mai dire falsa è parole pericolose. Non veritira. Non veritira. Perché se ti hai fatto, ti becchi una delizia. Se non veritira... Ok, perfetto. Le parole vabbè, c'è una querela. Esatto, c'è il fatto che la Commissione Europea ci ha multato. Sì, sì, ma infatti esatto, siamo, e poi c'è anche siamo... Regione Campania, tutto esatto, c'è anche un'altra premessa. Cioè loro dicono che in Campania sono presenti delle aziende, ok, che hanno i requisiti ed esistono gli spazi. E ritorniamo al tuo discorso per lo smaltimento di questi rifiuti. Sono decine e decine. Esatto. Io sto vedendo uno a uno. Esatto. Per capire chi sono, pertanto, e dove stanno colpendo. E sono in zone pure agricole. Ed è pazzia. Quindi, un eventuale ricorso al TAR. Rifiuti speciali da interrare. No, non parlo di rifiuti pericolosi. Guarda che l'italiano, loro usano delle frasi per fregarti. Perché speciali è un rifiuto, c'è una tabella. Pericolosi è la tabella completa di tutte le schifezze possibili e immaginabili. Attenzione, usano dei termini che ti fregano. Esatto. Allora, diciamo chiaramente che questo. Allora, diciamo chiaramente che tutto questo sistema era in gioco già da 3 anni, perché loro nella legge praticamente dello Stato, la 49 del 2013, loro praticamente già avevano scritto
perché praticamente tra due anni questa situazione veniva sbloccata, quindi già era tutto progettato per permettere di nuovo alle aziende che hanno inquinato la Campania di agire di nuovo allo stesso, con gli stessi sistemi di prima. Gli hanno dato una pausa di due anni, cioè questo l'abbiamo capito tutti quanti. Ovviamente noi questo non lo possiamo portare davanti a un giudice del TAR, perché sono testimonianze oggettive, lo sappiamo bene che i rifiuti speciali come vengono smaltiti in Campania, però per la legge, sulla carta, quella che conta per i tribunali amministrativi regionali o per una... Sulla carta è tutto perfetto, queste società hanno tutti i requisiti per farlo, alcune, ok? Noi cosa dobbiamo, a mio avviso, fare? Allora, dato che questa ricorso al TAR probabilmente si rivelerà un buco nell'acqua perché verrà respinto... Se viene fatta con dati tecnici alla mano... Se bisogna fare una perizia tecnica nostra di parte, dobbiamo pensare un investimento economico infinito. Con questo qua di Napoli, sì, andiamo a fare i controlli, mandare perizie, preparare fotografie, allora, dimostrare che faccio, come è stato fatto l'autorizzazione. Perché solo io? Piccolina, stiamo riprendendo. Come ha avuto questa società l'autorizzazione a smaltire rifiuti pericolosi? Pericolosi, assolutamente. È importante, secondo me, che da questa riunione, no? Non ci vanno neanche a trovare dove stava questa società. Da questa riunione, a mio avviso, dato che c'è dietro bisogno di un lavoro tecnico molto lungo, che non è che si può fare in una settimana o in due settimane, dovrebbe uscire fuori, ok, come prima cosa, almeno a mio avviso, una riunione con i nostri rappresentanti per fare una valutazione politica di un'eventuale battaglia politica che implica questa situazione che si crea. Tutti invitati stasera, tutti invitati. Questo non conta, noi dobbiamo, ora loro stanno in regione, sono insediati, là abbiamo gli strumenti, abbiamo lo spazio, abbiamo tutto quello per lavorare su una cosa del genere. Quindi secondo me dobbiamo chiedere innanzitutto un incontro, esatto, quindi lo dobbiamo fare. Cioè, il problema ci vuole le perizie, cioè, abbiamo bisogno di tecnici, di persone con gli attributi che vadano a vedere e darci una relazione. Allora, ma io penso una cosa, io penso che noi vogliamo giocare a un gioco contro gente che non gioca allo stesso perché gioco, però scorrettamente. Perché i tecnici non ce li possono fornire i nostri rappresentanti eletti, scusi, ma certo. Perché ci hanno fanno i carichi tutti loro? Cioè noi stiamo dando un allarme, è chiaro? Ora chi è tenuto a vigilare sull'allarme che stiamo dando? Per vedere pure se è veritiero o non è veritiero. I nostri rappresentanti che abbiamo eletto proprio perché? Perché ce la facciamo tutte cose noi. Allora, mi facciamo cittadinanza attiva, mi facciamo media noi, mi facciamo rappresentanti non eletti, ci pigliamo pure i denunci. Perché poi torniamo al discorso tuo. Cioè, dobbiamo capire politicamente, come dice Umberto, il Movimento 5 Stelle, dato che con l'ultima lettera che è stata fatta di Fico e di Battista. No. Sì, vabbè, lo so, però che sei lo so. Per un logo, per una parola no, italiana, no, però no, dico, cioè, dato che chi deve rappresentare il Movimento 5 Stelle sono i nostri portavoce, è importante incontrarci con loro, dato che noi abbiamo sollevato un problema di natura politica, perché cioè qua si alzano le nubi di fumo con Renzi che si sta facendo la campagna elettorale sulla terra dei fuochi e se l'è fatta, e noi stiamo discutendo e giocando un gioco contro delle aziende criminali, perché noi parliamo di camorristi, perché sono camorristi, perché lo sanno, querele, non fanno quello che vogliono, tanto sanno tutto quanto, non lo possono fare perché sono camorristi, quindi non possono querelare, perché è vero. Allora, cioè, noi vogliamo giocare a un gioco contro queste persone, delle denunce, della giustizia, che non ha mai funzionato. Allora noi dobbiamo iniziare innanzitutto a fare una campagna politica, cioè la gente deve sapere, per farlo servono i nostri portavoce, perché sono gli unici che col Movimento 5 Stelle possono scrivere giornali, utilizzare il logo in documenti ufficiali, cioè quindi noi dobbiamo vedere. I nostri rappresentanti, i nostri portavoce sono d'accordo su questa campagna politica, vuole essere Marco, la questione del ricorso al TAR a condizione che praticamente noi gli forniamo degli allora, elementi. Noi glieli forniremo, scuole. Però io penso dobbiamo parlare con queste persone per capire e dire ma politicamente ti chiederanno di ciò che ragazzi come possiamo documentare. No, ma infatti non è in accusa a loro, eh. No, ma non è in accusa a loro. Come ti appiglia Valeria? Perché Valeria non è eletta e ha l'accesso agli atti. Lui. Che potere abbiamo di entrare? Allora, Umberto, noi possiamo agevolarli. No, noi li dobbiamo agevolare. Ma infatti, allora, fermi un secondo. Allora, un attimo solo. Allora, questa qua non è un attacco ai nostri portavoce. Cioè, non è che dovete fare questo, assolutamente. Cioè, noi dobbiamo aiutarli. Allora, la prima cosa da fare, secondo me, poi vedremo se siete d'accordo anche voi, dobbiamo fare un tavolo con loro, un tavolo tecnico. Cioè, dobbiamo incontrarci prima con loro. Sono disponibili, ha detto.
venite in regione. Esatto. Allora, e ci dobbiamo andare. Velocizziamoci però, perché questi qua da ottobre già sanno che i camion sono pronti, ma questi camion sono pronti da 3 anni e lo sappiamo perché i rifiuti noi in Germania li abbiamo portati, perché tra l'altro sulla delibera non è specificato se sono rifiuti nazionali, parla di rifiuti extraregionali, questi qua dalla Germania, così come noi abbiamo portato le balle a loro, che già stanno a te fabbriche che hanno rinchiuso i camion pronti per portarli qua in campagna, questo penso che è chiaro. Allora noi questo gioco lo sappiamo, allora se noi, questo è un lavoro fondamentale, perché poi è il lavoro di denuncia che noi faremo, questo qui lo dobbiamo approfondire. Però noi possiamo bloccare le cose, la società. Ok. È più facile bloccare la società e dimostrare, dimostrami come l'hai dato. Ho capito, ma noi se sensibilizziamo le persone, se sensibilizziamo l'opinione pubblica, se facciamo una campagna politica, cioè c'è un governo che sta dicendo da mesi, da anni, che la terra dei fuochi non deve essere più questo, che facevano le bonifiche, non hanno fatto bonifiche, strade sicure è un fallimento, quindi anche i militari hanno fallito, perché sono soltanto ragazzi che sono messi là, pagati un extra per andare in mezzo alla strada, i roghi ci stanno. Il concetto strade sicure quando è custodito? Appunto, appunto. Te lo puoi sapere, te lo faccio sapere. Appunto, perfetto, perché la colpa è della vecchia amministrazione, ma noi non possiamo dare una coppia politica a Faldoro, perché ormai chi lo se ne è chiuso, chi non ha nessuna responsabilità, si è lavato le mani e se n'è andato. A De Luca non lo possiamo accusare, perché è appena arrivato e dirà io sono appena arrivato. Una persona si può accusare in questa situazione, Renzi, l'unico, per un semplice motivo, che lui che sta facendo una campagna di sensibilizzazione nei confronti della terra dei fuochi, che non esiste, perché ci stanno portando i rifiuti. Allora se noi facciamo delle note ai giornali, se noi iniziamo una campagna su Facebook, che è il nostro strumento principe per la diffusione delle notizie, però con il logo del Movimento 5 Stelle, appoggiati dalla politica, e a questa facciamo seguire interrogazioni parlamentari, perché ci serve in commissione ovviamente un parlamentare che faccia una richiesta di ovviamente una cosa del genere, che ci vorranno mesi sicuramente, però è un primo passo politico ovviamente. Poi ci serve in regione un appoggio di persone che scrivono, che ci danno degli elementi per dire ok, stiamo sensibilizzando le persone, la gente deve sapere. Noi poi con un lavoro tecnico informeremo le persone della zona, allora diremo alla gente a Biargine, guardate tra poco i vostri bambini vanno a scuola e qua ci portano l'amianto dalla Germania per lo smaltimento. Iniziamo a sensibilizzare le persone e facciamo un'opera politica, perché al 99% noi falliremo, perché ci schiantiamo contro un muro. Che succede? Okay. Cioè noi al 99% sulla casa mia. Allora se noi facciamo una battaglia legale nei confronti di queste società, su qualcuna possiamo anche farci, cioè quelle un po' più impreparate, però il grosso sappiamo bene che dietro ci sono organizzazioni al limite del legale, usiamo questo termine politicamente corretto per evitare querele da eventuali camorristi. Saverio, quindi per Giulio, scusami. Per evitare ovviamente attacchi, noi possiamo dire questa cosa, però ovviamente noi il messaggio finale è quello politico, perché altrimenti noi, cioè non avremo mai la meglio su questa situazione, rimaniamo nel silenzio del meetup. No, lo facciamo su una... solo fumo, cioè, esatto. A me mi dà fastidio questo fatto, sì. Che ci sono persone parlano. Dobbiamo fare. Io sono uno che... Prima i fatti. Comincio a prendere documenti, prendo il lavoro e poi comincio a trovare persone che sono esperti in quei campi, si fa il gruppo. Assolutamente, e poi andiamo a dare a chi dobbiamo dare. Valutiamo con un avvocato che sia capace, se si può fare addirittura un ricorso per cercare una sospensione della delibera, perché si potrebbe anche pensare, perché ci sono dei danni anche di salute ambientali, forse probabilmente anche tecnicamente non esiste una cosa del genere a livello legale, quindi bloccarlo per quello non esiste, però i danni della salute è complicato. Dato che noi perizie di parte è complicato fare, perché costano decine. Marco, ma poi capite qual è il problema? Che tu non sai nella delibera, nell'ambiguità della delibera, non viene specificato, tabellarmente parlando, chi fa questo tipo di. Quali sono i requisiti? E soprattutto che cosa viene fatto? No, anche perché viene fatta una premessa che è grave, perché loro dicono. No, loro fanno una. Specificano una cosa importante. Cioè loro dicono. È passata l'emergenza rifiuti, oggettivamente, per un'oggettività che vedono loro, ma affidiamo lo smaltimento di questi rifiuti questi rifiuti pericolosi alle stesse aziende prima della sospensione, cioè specificato sulla delibera. Ok? Questo è grave, è molto grave, perché tu stai affidando alle stesse aziende che hanno portato a uno stato di emergenza
perché loro l'hanno portato questo stato di emergenza, stai riaffidando una situazione che riporteranno uno stato di emergenza. E qua noi cittadini siamo parte lesa, perché diciamo, con che criterio è stato chiesto a società che probabilmente sono causa della, perché sono state sospese, quindi erano loro la causa di quel problema che c'è stato dell'emergenza, perché viene riaffidato? Chi ci tutela a noi? Il danno lo stiamo subendo di salute, ambientale, eccetera. Ok? Quindi quello può essere un ricorso al TAR fatto bene. Questa società che apre a Napoli toccherà 8.800 tonnellate all'anno. Questo materiale che già sono tutti pronti. Sono tutti quanti pronti. Sì, ma il lavoro già stato fatto. Ma tre anni fa, un paese, tre anni fa. Che si deve accelerare. Che questa è una cosa che fa paura. Questi già erano tutti pronti. Questi documenti di queste società erano pronti da tre anni. Loro già sapevano tutto. In un territorio già devastato come questo, ma che cazzo ci va a mettere più uno? Prima di aprire, mi devi fare questi lavori. Ma come fai a dare l'autorizzazione alla nostra società e dire prima che va tutto ok, però mi devi fare prima tutto, c'è una serie di lavori che ma lì fare. Bisogna fare un lavoro, però diventa un lavoro complicato farlo su ogni singola società, andarli a scavare e massacrare, lo stai facendo sì. Tu hai bisogno di una mano, perché da solo non credo che ce la puoi fare, sono centinaia di società, ce la fai, sì ce la fai, diventi il mio mito, perché secondo me è un lavoro certosino, però se ti piace, perfetto. No, lo dico per una mano, un supporto che puoi avere. Appena poi dico, passo. Allora, fai tu, vedete voi, perché capitate nella vostra zona. Cioè, io avviso le zone, attenzione, ci sta succedendo questo, questi sono i documenti. Perfetto. Vedete che fa. Però ecco, tu mi hai detto una cosa all'inizio, Giulio, ti ho detto una cosa, hai detto io ho avvisato Acerra. Cioè, com'è possibile che Acerra non si muova? Allora, se noi facciamo un tavolo con i nostri portavoce, loro non sono i portavoce di Napoli, sono i portavoce della Campania. Esatto. E si evolve questa situazione. Nel senso che Avellino, Caserta, ma ci stanno cioè, allora una alla volta, dopo che abbiamo stabilito il problema, stabilito il modo per lavorarlo, questo problema, per iniziare a fare una campagna politica di conoscitiva alle persone del posto, noi estendiamo. Allora la settimana prima di settembre ci sta l'incontro con Acerra, Fragola e Caivano. Allora insieme a loro, insieme a delle persone come te che stanno lavorando sul problema, si parla a questi meetup e ci incontriamo con loro. Settimana dopo arriva Benevento e Avellino, in modo che loro, informati dai portavoce, perché i nostri portavoce sono fondamentali, ma noi dobbiamo usarli, dobbiamo coinvolgerli e usarli. Esatto, ma prima pure aiutarli, dargli documentazione, perché sinceramente è come fare una conferenza stampa su qualcosa che tu non hai dati e cominci a parlare in generale. Vabbè, ma noi la cosa generale, diciamo, noi abbiamo un problema di fondo. Noi sappiamo che questa cosa che stanno facendo è una cosa non tanto pulita. Se tu hai detto che il 21 agosto, diciamo, sono termini politicamente corretti. Cioè che abbiamo un termine che prima di fare c'è una cosa che io volevo dire, perché però tengo 27 anni. Non denunciamo una cir, facessero che lo buono a loro, Giulio. Non quasi lotta, io ho mia mamma che muore di cancro. Allora uno mi deve venire a dire appunto. Quindi uno mi deve venire a dire come possono dirmi chi... E ci sta gente che sta dietro al compito è solo a scrivere esatto. E non fa niente. A me dà fastidio il fumo. Esatto. Fa un po' perfetto. Di arresto, perché la gente vuole la qua, quasi muore, la gente muore. E noi non la riusciamo a sensibilizzare, perché noi rimaniamo nei meetup a fare queste discussioni sacrosante e non le estendiamo politicamente. Cioè noi dobbiamo cominciare a informare la gente. Cioè partiamo, dobbiamo già iniziare, iniziamo a informare. È vero che tu dici non ci sono ancora gli elementi tecnici, ma iniziamo ad informare la gente che questo sta avvenendo. L'opinione pubblica è più forte dei dati tecnici, perché l'opinione pubblica, se possono costringere politicamente anche chi è dello schieramento opposto a fare una marcia indietro. E poi guarda che anche dagli altri partiti appoggi ne troviamo, perché c'è tanta gente che lotta per queste cose da anni. Quindi noi siamo aperti politicamente con tutti, perché noi siamo il Movimento 5 Stelle. Quindi noi siamo aperti a tutti e troveremo il modo di influenzare le persone. Sentiamo pure Vincenzo, voleva dire una cosa. Dici Vincenzo. No, io sto sentendo degli interventi tecnici stupendi, veramente belli. Ci sta Marco, ci sta Saverio, Giulio, Umberto. Stanno facendo degli interventi stupendi, veramente stupendi. Il problema è un altro, io sono molto triste stasera, perché a parte che vengo da una riunione di fuori rotta dove anziché pensare a questi temi, e poi quella era una riunione cittadina dove si doveva parlare di temi, invece non hanno fatto altro che buttare fiumi di fango addosso a degli attivisti, vabbè, ma questa è una parentesi. Ma la cosa che mi fa stare ancora più triste in cuor mio è che c'è una discussione aperta sul meetup dove tutti dicono che bisogna condividere, dobbiamo condividere. Noi l'abbiamo condivisa come gruppo di pianura, tra virgolette gruppo Pezzotto, abbiamo condiviso questa cosa, che è una cosa bellissima e che ci sta accadendo a tutti quanti, in tutta la regione. Perdonatemi, è uno sfogo, io sono un po'
parlo con la pancia, non so parlare con la testa, io parlo sempre di pancia. Cioè io non trovo una Paola Nunes che mi fa un commento su un argomento del genere stupendo. Cioè un argomento che è stupendo per modo di dire, cioè terrificante per noi campani. Non trovo una Vilma Voronese, che mi sono stati sempre vicini sulla discarica di Pianura. Non trovo un Salvatore Micillo che fa parte della commissione. Cioè, ma ci rendiamo conto, se noi nel Movimento 5 Stelle abbiamo una discussione sul meetup che si parla esclusivamente di questa ennesima violazione, ma io la chiamerei proprio mortificazione a una terra già massacrata. Sì, è meglio così, mortificazione. E noi, i nostri rappresentanti in Parlamento, in Senato, alla Regione, sono da giorni, inutile attaccare quella Regione, è da stupidi, ma noi abbiamo persone che stanno in Parlamento da 2 anni. Quando Roberto Figo dice io vorrei farvi vedere che cosa abbiamo fatto alla Commissione Vigilanza RAI, ebbene io sì, attivista, io vorrei saperlo veramente. Pubblicalo, sono atti pubblici. Pubblicalo, oppure non lo pubblicare, ma arriva ad onorarci della tua presenza, perché per l'ennesima volta ti è stata chiesta. Beh, forse era più importante i ponti che la fiaccolata a Pianura, indubbiamente lo possiamo capire, però non voglio essere polemico stasera, voglio dire c'è una discussione, come mai? I nostri rappresentanti non hanno fatto un commento, non hanno niente, forse hanno pensato che questo è un problema che a loro non interessa, ai campani non interessa. Ebbene, noi siamo cittadini campani, a noi ci interessa. Quindi alle prossime elezioni vedremo che cosa fare, perché veramente dobbiamo vedere che cosa fare. Perché se siamo attivisti del Movimento 5 Stelle e mettiamo lì su delle poltrone persone che dovrebbero essere i nostri rappresentanti e poi non commentano manco una discussione dove si parla di un problema di tutti i campani, io l'ho sollecitato. Ho commentato un commento della Verusio che diceva fate un report. Perché fare un report? Come stavi a Fuori Grotta stasera? Perché non venire qua a Pianura? Non lo so, ma siamo proprio ghettizzati, cioè siamo veramente un gruppo farlocco. Eppure sono delle bellissime persone, sono persone che portano avanti dei temi, dei veri temi, e non accuse o aggressioni verso altri attivisti. Grazie. Chi vuole intervenire? Voi ragazzi, qualche cosa? No. In merito, diciamo, al tema. Dici qualche cosa da dire sulla questa faccenda di aspetta, alle offese di stasera. Saverio, scusa un attimo, aspetta. Dici Edi? Sì, questo è. Potevamo parlare di temi importanti, invece non hanno fatto che altro che offendere Vincenzo Rossi. Abbiamo dovuto lasciare tutto e siamo andati via per fare quest'altra riunione importante. Vabbè, non diamo adito, diciamo, siamo qua e stiamo parlando di un tema più importante e delicato. Perché sono vacanti di tema, non hanno temi, e quindi l'unico tema che hanno è aggredire gli altri attivisti. Stiamo parlando di quel fumo famoso che ci dà fastidio. Stiamo parlando di quel fumo famoso che ci dà soltanto fastidio. Non va niente, Vincenzo, siamo qua e stiamo parlando di temi importanti. Non hanno documenti, sono l'unico, un altro poco, in tutta Napoli, che ha avuto tutto, cioè ci stanno a sapere la pista. Io ho fornito a Quadruppo una quantità di documenti, sono 70 mega di roba, quindi migliaia di documenti, di tutti i lavori che succedevano a Capolimonte, chi era la società, l'appalto. Vogliamo creare un gruppo di lavoro serio su questa situazione, di questa delibera? Un gruppo di persone che sta portando avanti questa cosa. Facciamolo con degli incontri settimanali, anche in giunta regionale, vediamoci in regione, vediamoci lì, perché quello ormai è nostro quello spazio. Io do informazioni. Perché noi li abbiamo votati, per quello spazio è diventato nostro. Il nome tuo qual è? Marco. Ah, Marco. Io prendo, Marco, guarda, ho queste cose per la tua azienda. E ci lavoriamo. Io ti do una mano con i documenti, quello che posso. Tu... Esatto, iniziamo a sfruttare le nostre risorse. Noi abbiamo gente come Giulio. A me non interessa. Che vogliamo portare? Portiamo, facciamo. Dietro all'ombra, a me non mi interessa. Fumo non ci assolutamente. Interessa, ma ecco, allora, voi avete uno svantaggio nei confronti di noi giovani. Ecco, mo parlo un pochettino così. Sì. Che io sono entrato da poco nel Movimento 5 Stelle. Forse, ma in queste dinamiche. In queste dinamiche. L'intelligenza è qualcosa che i vecchi non ce l'hanno. No, perché noi non siamo in queste dinamiche che sono cattive. Cattive per il movimento, ok? Quindi io dico una cosa. Incontriamoci, adesso iniziamo a fare questo gruppo di lavoro serio, ogni settimana ci vediamo, portiamo questi documenti, facciamo una campagna politica seria su questo argomento, vediamo anche la risposta delle persone che sicuramente sarà alta, facendolo conoscere sul territorio come vuoi fare tu. È perfetto così, ci facciamo appoggiare dei portavoce e portiamo avanti questa campagna politica, perché questa è una campagna politica, perché
con le denunce arriveremo fino a un certo punto, poi sbatteremo contro il muro praticamente di quello che c'è in questo paese da 60 anni. Un muro di gomma fatto di istituzioni corrotte, fatte di tribunali che non fanno bene il loro lavoro.